Mi chiamo Saturnino e so cosa significa essere guerriero. Sono partito da una città di provincia e sono arrivato lontano, senza mai smettere di combattere. Tra le mani avevo solo un sogno, la musica. Questo sogno l'ho trasformato nella mia vita. Come me esistono tanti altri guerrieri. Ho sofferto, ho pianto, mi sono arrabbiata, però vivo. Partirò con voi per un viaggio attraverso le loro storie. Storie di uomini e di donne che combattono ogni giorno per realizzare i loro progetti. Storie di chi affronta ogni sfida a testa alta. Storie di chi non si arrende. Io mi chiamo Laura Rampini, ho 40 anni. Fin da piccola proprio giocavo a fare la paracadutista, lanciandomi dagli alberi con l'ombrello, sognavo di volare. E poi crescendo questa cosa è rimasta fortemente dentro di me. L'incidente è arrivato molto presto, a 22 anni. Dopo l'incidente non ho più pensato di poter volare perché al mondo poi non esisteva nessuno che avesse fatto paracadutismo in carrozzina. La carrozzina per me è un accessorio, come può essere le scarpe, gli orecchini. È una sorta di amica nemica. Ho iniziato il mio viaggio attraverso l'Italia, alla ricerca dei guerrieri di tutti i giorni. Ho fatto incontri che mi stanno cambiando. Laura è uno di questi. È una donna forte, una donna che mi ha stupito dal primo momento. L'appuntamento era a Ravenna, in una delle piazze centrali. Saturnino. Ciao Laura. Ciao, piacere, che piacere conoscerti, ciao. Piacere mio. Tutto bene? Tutto bene, tanto che aspetti? No. Beh, meglio così, io di solito ho la fama della ritardataria, vedi, no, almeno questa volta... Ma sono quindi va bene. Mamma mia, tu sei un gentleman. L'uomo deve aspettare. E tu sei un gentleman. Si va? Sali. Adesso dove stiamo andando? Ti porto in un bel posto. Non è San Vitale, non è Santa Pollinare in classe, ma è un campo da tennis a Piangipane, un paesino qua vicino. Oggi è giornata di tennis con me e i miei ragazzi. Io con i figli gioco a tennis, dai, per divertirci. Ma per dai, senza... ma che figata. A Ravenna tu da quanto tempo ci stai? Io sto a Ravenna da 5 anni. Luglio ma 2008. Sei originaria di? Noi sono originaria, sono umbra e abito in un paese, abitavo, io dico ancora abito, tu pensa ancora il legame. Sono nata, vissuta e cresciuta a Sigillo, vicino Gubbio, in provincia di Perugia. Ogni trasferimento comporta sicuramente delle sofferenze, degli nuovi adattamenti, sia per me ma soprattutto per i miei figli, perché il grande aveva 15 anni quando siamo venuti qui. Adesso ha 20 anni, il piccolo si chiama Nico, adesso ha 15 anni. Laura è una donna vitale e positiva. Mi ha parlato dei suoi figli e poi mi ha presentato quella che è la sua compagna di vita. Vuoi una mano? No, no, grazie. Guarda, ormai ho la pratica. Non per mancanza di fiducia, ma il montaggio delle ruote... È fondamentale. È fondamentale. Perché se non si montano bene, magari sembrano montate bene, ma non sono montate bene, se si stacca questo una ruota... Questo è carbonio? Sì, carbonio. Wow. Questa è titanio carbonio. È super tecnologica.
Comunque sia, per la leggerezza, per alleggerirla il più possibile. Andiamo. Ma sono loro? Sono i miei figli loro. Oh, yeah. Ciao, amore di mamma. Ciao, ma. Ciao. Facetto? Mm. Oh, sono tua madre, Oh, hai portato lui tutte le racchette? Sì, sì, ho preso tutto. Anche preso le mie tutto. Robe per cambiare? Tutto, ho messo dentro la tasca delle palline. Allora, lui è Saturnino. Ciao. Lui è Nico. Ciao, piacere, ciao Nico. Saturnino, ciao. Ciao. E Luca. Piacere, Luca. Ciao, Luca. Saturnino, molto piacere. Nico è un ragazzino apparentemente molto forte, apparentemente molto sicuro di sé, però è un ragazzino bisognoso di affetto, bisognoso soprattutto di avere le conferme di affetto. Lui è uno che mi ripete diverse volte al giorno: mamma, mi ami? Luca è sicuro di sé, sa farsi rispettare, è molto dolce. Queste sono le mie gambe da tennis, la mia carrozza per giocare a tennis, che è fatta un po' in maniera diversa, che mi permette insomma di non ribaltarmi dalla carrozzina. Beh, spiegami. Quindi, tu. Allora, vedi c'è la campanatura diversa delle ruote, sì. No? Vedi rispetto a queste? E questo mi permette di prendere velocità e di non ribaltarmi. Devi legarti? Mi lego solamente le gambe. Ok. I'm just a little person. Perfetto. One person in a sea. Of many little people who are not aware of me. I do my little job and live my little life, eat my little meals, miss my little kid and wife. Somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away, I'll find a second little person. Ma com'è stato per voi crescere con una mamma speciale così? Beh, è stato bello. I know you. A me, per esempio, mi hanno preso in giro a scuola, che mi dicevano che non avevo la mamma, è normale, che... faceva sempre fatica a fare tutto e che la dovevano tutti quanti aiutare. Anche se io da piccolo non la vedevo io la differenza. Infatti quando facevo i disegni di mia mamma, io la disegnavo in piedi, non in carrozzina. Perché io dicevo, ah, è uguale, sia in piedi sia in carrozzina. Io non me ne rendevo conto che c'era la differenza. E io tante volte lo dicevo, Nico, ma la mamma mica è poi così in piedi, la mamma è in carrozzina. Ah, beh, ma è uguale, è la stessa cosa, è sempre la mamma. Saturnino, are you ready? I'm ready. Oh, ma. Voilà. Dai, mamma. Ci siamo? Ah, scusa, ho fatto la finta. Sbaglia anche lui, no, Saturnino, hai sbagliato. Eh no, gioca con voi anche lui. Laura mi ha travolto con la sua energia. Dopo il tennis, mi ha invitato a cena con i genitori e con Cinzia, la sorella. Entrare a casa sua è stato entrare nella parte più intima del suo mondo. Se io fossi un animale vorrei essere una farfalla, ma perché racchiude due cose che mi rappresentano. Uno, nella farfalla c'è l'eleganza del ballo e io finché non ho avuto l'incidente ballavo. E due, il volo che c'è nella farfalla, quindi un volo elegante. Raccontami il cambiamento più profondo della tua vita. Io ho avuto l'incidente che avevo 22 anni.
E tu a 22 anni non pensi, cioè vedi lontano tutto, vedi lontano il mare, vedi lontano, ti senti un cavallo in corsa, diciamo. L'incidente, no? È stato un incidente stradale? Un incidente stradale, in macchina con me c'era anche mia sorella, è stato un frontale. La macchina che veniva dal senso opposto per la velocità sbandato, io mi sono accorta che la macchina sbandava. Gli ultimi ricordi che ho è mia sorella che dice: ma cosa sta facendo? Ci viene addosso. Io vado per riparare mia sorella e poi io ricordo l'impatto e poi non ricordo più niente perché ho avuto 7 giorni di coma. Ci sono delle cose che tu devi digerire con te stesso, che devi riuscire a capire, devi tornare ad amarti di nuovo e a volerti bene, a piacerti anche con una nuova condizione. Non programmavo più il mio futuro, il presente per me era impossibile viverlo e il passato erano ricordi dolorosi perché io quel passato non me lo potevo più riprendere. Mi ero creata questa maschera di forza. Me l'ero imposta perché vedevo i miei genitori soffrire, perché comunque vedevo mio figlio, il piccolo, che soffriva. Quando sono tornata dall'ospedale la prima volta che mi hanno dimesso per un weekend, lui non mi riconosceva. Per lui ormai la mamma era la nonna e per me è stato più forte quello che il fatto di essere su una carrozzina. Mia nonna Bianca e mio nonno Loris non sono come tutti i nonni. Io per una parte della mia vita li ho chiamati mamma e babbo. Quando io vedevo che rientrava la nonna e le correva incontro e con me ci giocava come gioca con un'altra persona, a me logicamente mi si spezzava il cuore. Poi il weekend, dopo il weekend che tornavo a casa, lui diventava sempre più morbido anche quando lo sentivo al telefono. E mi ricordo una sera, io la domenica sera ripartivo per andare al centro di riabilitazione, eravamo in casa a mangiare la pizza e io ce l'avevo davanti lui, perché lui si mette sempre vicino alla nonna. A un certo punto lui si mette in piedi sulla sedia e fa: mamma, ma te sei mamma? Cioè io mi ricordo che avevo le forchette, le ho proprio tirate. Sì, amore di mamma. Pianto, logicamente a piangere tutti. Vieni dalla mamma. Ho detto: sì, certo, è la mamma è qui, è per te, la mamma non è andata via mai. Lui scende dalla sedia e viene verso di me. Mamma, posso? Mi toccava le gambe. Posso? Ti faccio male? No, no, vieni da mamma. Mi ha abbracciato, dico: la mamma non ti lascerà più. Guarda che la mamma non ti voleva lasciare, la mamma c'è sempre anche quando va via, la mamma si sta curando. Per poi tornare con te, lui che piangeva insieme a me, l'istinto, guarda ancora. Mi fa emozionare anche il raccontarlo. The feeling goes on and on and on. Perfetto. Adesso mo arrivano i miei genitori, mia sorella, conosci anche loro. Noi siamo una famiglia molto unita. If I had you here, bring our hair together. Ah, forse sono arrivati. Ciao, com'è andato il viaggio? Tutto bene. Che tipo di rapporto hai con tua sorella? Sicuramente un rapporto abbastanza simbiotico, anche se siamo molto diverse caratterialmente, non perché siamo uguali, la pensiamo anche diversamente su tante cose, su tanti modi di vedere le cose, però si incastrano benissimo. I ricordi prima dell'incidente, sì. E quelli, i primi che hai dopo? Ho visto tutto quanto nero, proprio con un fulmine. Poi ricordo più nitido, non so quanto tempo già fossi in ospedale,
il viso di mio babbo sopra, che apro gli occhi, ero lunga sul lettino e c'è il viso di mio babbo. Avevano portato direttamente loro dal lavoro. T'avevano avvertito, no? Sì, io stavo lavorando, che sono venuti a prendere. Sono venuti a prendere. Incidente, sì. Non si sono fatte niente, però. Non si sono fatte niente, se mi vieni a prendere qualcosa, si sono fatte. Vabbè, certo. Al momento sembrava che stava peggio lei della Laura. Ma perché Laura? Però? Perché io mi lamentavo. Mia sorella non si lamentava perché era in coma, ma non avevano ancora capito che era in coma, quindi non si lamentava logicamente. Avete acquisito la consapevolezza del fatto che comunque la sua era una cosa di una certa gravità, no? No, cioè io no. Io personalmente poi no. C'è una sorta di rifiuto, no? Comunque sia, tu vedi una persona giovane e dici, vabbè, tanto... No, ma lì per lì il rifiuto c'è anche adesso. Anche perché ancora i dottori non avevano detto niente. Il rifiuto c'è adesso. C'è stato dopo il rifiuto e tuttora c'è il rifiuto perché, diciamo, ci convive. Io perlomeno personalmente ci convivo, ma non è che accetto la cosa. Il rifiuto c'è adesso. È stata una mazzata. Una cosa che non si accetta, via. Ci convivi. Penso spesso agli occhi di mamma Bianca e papà Loris. Come si accetta una mazzata come quella? Ma poi rivedo il sorriso di Laura e capisco che la sua energia è quella che fa andare avanti tutta la famiglia e che le ha permesso di ricominciare ad amare. Il mio fallimento più grande sicuramente è stato il mio divorzio. Per me è un fallimento nei confronti della mia famiglia, dei miei figli, ma soprattutto una famiglia, quella alla quale io tenevo, che si è divisa. Seppure all'inizio pensavo di non riuscire a ricominciare, invece posso dire che si può ricominciare. Ciao. Ciao. Sono il fidanzato di Laura, ci conosciamo da 5 mesi. Dire fidanzato a 40 anni fa un po' effetto, perché uno si fidanza a 15 anni, a 20 anni, però questo è. È esplosiva. Io tante volte le chiamo, va come uno Sputnik. È capace di darti amore anche quando ti guarda. Generoso, intelligente, solare. Mi dà sicurezza, mi dà serenità. E tu, Giacomo, quando hai incontrato Laura? Beh, noi ci siamo conosciuti a un corso. Perché collaboriamo praticamente con un'agenzia e io sono andato a fare un corso di aggiornamento in questa azienda qua a Conegliano ed è venuta e c'era anche lei. Alla sera quando ci siamo ritrovati a cena davanti a me c'erano 2 posti liberi e quindi si è seduta lei di fronte a me e sua sorella di fianco e da lì ci siamo cominciati ad avvicinare tantissime volte, diciamo, sai che sembra che stiamo insieme da tantissimo tempo, perché sono 5 mesi, però è come se ci conoscessimo da tantissimo. Non conoscendo il mondo della disabilità, avevo molta paura ad affrontare questa realtà, insomma. Poi, conoscendo invece Laura e conoscendola anche bene, ho notato determinate cose molto profonde e tutto il resto, la disabilità, per me è passata in secondo piano. Lui ha conosciuto anche mio figlio, ho conosciuto le sue figlie, quindi noi logicamente non siamo 2 ragazzi che possiamo pensare solo a noi. Lui ha la sua famiglia, io la mia, quindi quando tu a quest'età e con le nostre storie decidi di vivere una storia, devi essere consapevole che non esistiamo solo noi, ma esistono prima di tutto i nostri figli. Quello che sto facendo è un viaggio in un mondo che non conoscevo.
mondo fatto di difficoltà e di forze insieme. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. A Laura è cambiata la vita in un giorno come tanti. Io ho avuto l'incidente che avevo 22 anni. Un incidente stradale, in macchina con me c'era anche mia sorella, è stato un frontale. Ma lei non si è fatta travolgere. Sono i miei figli loro. Oh yeah. Ciao amore di mamma. Ciao mamma. Ciao. Mi ha presentato la sua famiglia. Ho condiviso con loro il dolore di ricordare. È stata una mazzata, una cosa che non si accetta. Ci convivi. E la gioia di vivere. Ciao. Dire fidanzata a 40 anni fa un po' effetto, perché uno si fidanza a 15 anni, a 20 anni, però questo è. E poi sono voluto andare oltre e conoscere a fondo la sua sana follia. Io sono nata in un paese che è capitale mondiale del volo libero, si chiama Sigillo. Quindi io ho sempre visto deltaplani e parapendio volare. Fin da piccola proprio giocavo a farla paracadutista, lanciandomi dagli alberi con l'ombrello, sognavo di volare. E poi crescendo questa cosa è rimasta fortemente dentro di me. L'incidente è arrivato molto presto, a 22 anni. Dopo l'incidente non ho più pensato di poter volare, perché al mondo poi non esisteva nessuno che avesse fatto paracadutismo in carrozzina. Come va? Bene, bene, tutto ok. Sei carica? Carichissima, prontissima. Controlliamo la Vigil. È accesa, no? No. Hello? Oh, perfetto, tutto ok. Ok. Quanti lanci hai raggiunto ad oggi? 161. Questo è il 162esimo. Non pensavo che avessi così tanti lanci. 74 lanci tanto. Guarda che c'è. Ciao, ben arrivato. Buongiorno. Ciao, oggi sono venuto a lanciarti. Beh, quello poi vediamo, dai. Tanto sono qua e sono venuto a vedere te. Sicuramente ciao, dopo che mi ciao. Daniele. Ciao Daniele, bene. Saturnino, molto piacere. Molto piacere bene. Mio. Come hai incontrato Laura? Laura è la malattia che ci accomuna, il volo. Quando si parla di malattia si parla di contagio. Quindi se tu sei venuto qua rischi di essere contagiato. Hai detto che volerà anche lui. E io quasi ci scommetterei. Una però... birra. Ok, dopo. Io devo andare a cambiare. Okay. Con l'occasione ti faccio vedere le mie cose. Allora, guarda, tienimi sta cinta un attimo. Ma questa cos'è? Tipo... Ma sono i pesi come i sommozzatori? Sì, io voto con 7,5 kg di peso, perché io non posso fare arco, capito? Io non, l'uso del tronco non ce l'ho, non posso fare arco, quindi tendo a volare più piatta. Come quindi volando piatta hai meno stabilità? La mia tuta ha queste tre cinte. Vedi, questa divaricazione mi permette in caduta libera di mantenere la stabilità. Okay. Allora, tu considera che un centimetro più, un centimetro meno, a me mi cambia la stabilità, tutto, certo. Perché loro le gambe le ce l'hanno un po' sempre in movimento, trovano una stabilità diversa e il corpo gli dà dei comandi. A me no. Qua ho quest'asola, quando io ho aperto la vela, io aggancio questo moschettone all'asola, tiro questa corda, tiro, è autobloccante. Sì. Quindi le gambe mi rimangono così. Sviluppo vero tecnologico. Venti minuti ti tocca, eh? Ecco, quindi io vado e mi vado a preparare. Posso chiederti un favore? Mi controlli un attimo l'altimetro, perché mi sa che le batterie... Buongiorno! Buongiorno! Ecco, ciao! Appena volati. Che avete fatto? Buongiorno. Un salto. È il primo lancio tandem. Lo straconsigliamo. Bello? Bello, bello. Ecco che si sta contagiando. Un'emozione unica. Mi vado a vestire. Mi dai la mano a portare la roba? Che come faccio no, fatica. Certo. Ci mancherebbe. Adesso è il momento che sale l'adrenalina proprio, perché tu sai che tra poco sarai in volo e dopo qualche mese che non ti lanci lo senti ancora di più. Però è tanta la voglia di salire su quell'aereo che insomma adesso io mi sento carica come una sveglia proprio. Poi dopo farò il briefing con Pier, tutto, ogni cosa mi carica. Thank you.
Quando l'hai incontrata la prima volta, pensavi riuscisse in questa cosa, sinceramente? Sinceramente, assolutamente no. Ma è tutto, tuttora vero che penso sia ancora l'unica al mondo. Per legge, in tutti gli aerei del mondo, ecco che è tornata Laura. Ho dimenticato le scarpe. Ha fatto presto. C'è anche un altimetro digitale, un altimetro che capisce quindi che siamo a 1000 metri, 900, 800, oltre i 180 km orari, entra in funzione l'emergenza. È come uno stop improvviso. Ha inchiodato. È un inchiodato. Io l'ho fatto io di emergenze. Fantastico. Ecco Piero. Piero, vieni qui che ti presento Saturnino, che probabilmente poi farà il lancio, forse. Ciao. Ciao. Ciao Piero. Ragazzi, io mi abbandono, vado a mettere la benzina all'aereo. Grazie. Allora, Lauretta, questo qui è il materiale che useremo? Sì. Intanto metto anche quindi... Sì, perché bisogna mettersi un attimo sul carrello. Ok. Cioè. Allora, tira sulla tuta. Adesso proviamo il materiale, nel frattempo che proviamo il materiale facciamo un minimo di refresh sull'altezza delle maniglie. Prendila qua. Sì. Alzala su in piedi, tanto per fascia. Ok, guarda. Così, vedi? Su. Ripristendila. Ok, Lauretta, controlliamo la quota delle maniglie. Sì, sì, ci arrivo. Ci siamo? Ok. Stesso modo, esatto. Prendila pure di qui e la rimettiamo a sedere. Uno, due, tre, via. Voilà. Allora, ogni qualvolta facciamo una simulazione è necessario essere con la mente là, ok? Quando voliamo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se io penso adesso di volare, ho necessità di fare una manovra vera. Quindi guardo in pugno. Guardo in pugno, svecco, traziono e mollo, e quindi anche quando faccio la simulazione il dito va dentro. Faccio, ok. 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 Io, guarda, ho talmente il paracadute grande che non so come farei a portarmi, devi veramente impennare tanto. Impennare che vuol dire? Cioè tirarmi su tanto la carrozzina, perché sono in punta della carrozzina, non riesco a mettere le gambe sulla pedana, sono tanto in avanti con questo. Non ti preoccupare. Qui è così che sono morto, mi sa. Ci siamo? Possiamo salire? Mario Re, io sì. Alzati Teo, da qua, qua, io da qua e Saturnino toglie la sfila. Sì. Così Laura ci sei? Vai, vai. Sì, sì, via. Ok? Vado. Via. Tolgo. Per me, ok? Pronta? Pronta. Ehi. Guarda, se facciamo così. Skydive. Ok. Il volo per me è libertà. Senso di serenità, di pace. Nel momento in cui tu esci dall'aereo e sei in caduta libera, entri in un'altra dimensione. Hai il cervello acceso tra mille emozioni, ma al tempo stesso spento da ogni pensiero. È il massimo dell'adrenalina, il massimo della pienezza dentro di te. Laura, fai 90 gradi alla tua destra se mi senti. Adesso sinistra 90 gradi. Ma che cosa incredibile.
Saturnino, bello. Madonna. Sì, ma vi siete dimenticati qualcosa. La carrozzina. Esatto. Guarda dov'è. Oh, è il primo lancio che vedo, la prima volta che mi vede. Hai capito? L'hai visto atterrare, quindi? Sì, eh. Ma da quanto tempo? Partire all'aereo. Ah, sì? Sì, è tutto privato. Come ti sembra allora? Sei bravissima. Quello che ho letto negli occhi di Laura è una gioia di vivere mai vista e un entusiasmo che le fa sempre oltrepassare il limite. E con la stessa positività e leggerezza con cui affronta le difficoltà, Laura mi ha portato in un luogo che dall'esterno regalava pace e serenità. Una struttura Liberty, un bellissimo giardino che nascondevano in realtà un grande dolore. A Montecatone si impara a vivere una seconda vita. Liberamondo per me è una sorta di figlio, è nato dalla mia idea, dalla mia voglia di andare nelle unità spinali a parlare con i ragazzi e raccontargli quello che io stavo facendo. Io come voi ho sofferto, ho pianto, mi sono arrabbiata. Però vivo. È stata la grande voglia di vivere che a un certo punto mi ha fatto rivedere una luce nel futuro. Quel presente che prima sembrava invivibile, invece poi non era così difficile da vivere. Impegnativo sì, ma difficile no. Ok, siamo arrivati. Questo è Montecatone. Questo è Montecatone, sì. Centro di riabilitazione di Montecatone. Ciao. Ciao Elena. Ciao amore. Bene, ciao. Sai quando ti arriva una freccia al cuore? Una ragazza di 17 anni, una bambina che all'improvviso si è trovata di fronte un qualcosa troppo grande per lei. L'incidente l'ho avuto il 7 aprile, che era una domenica, e la sera prima io ero andata a comprare le scarpe che desideravo tanto, che erano le semplicissime Converse basse, bianche e nere. Quando io l'ho conosciuta subito dopo l'incidente, aveva negli occhi la sofferenza, aveva quell'occhio che chiedeva aiuto. La mattina ero andata a correre perché correre per me era quasi tutto. Io prima usavo più le gambe che la testa, invece adesso sono tutta all'incontrario, diciamo. Io l'ho conosciuta che aveva avuto l'incidente da poco, un mesetto, forse un mese e mezzo. Beh, lei ha avuto l'incidente aprile e adesso lei è uscita proprio da domenica. Quando è? Due giorni fa sabato. È uscita? Sabato è uscita dall'ospedale. Cioè sabato ti hanno dimessa? Sabato pomeriggio alle 4:30 ho rivisto la prima volta a casa dopo 6 mesi. Quindi ho riniziato la scuola, poi questa settimana. E come ti trovi l'impatto tornando a scuola, i tuoi amici? È stato un po' scioccante sia tornare a casa che a scuola perché... ho lasciato tutto vedendo le cose in un modo e sono tornata in modo totalmente diverso. Oltre le emozioni, oltre il fatto che ancora non riesco a capire se mi sembra tutto più grande o tutto più piccolo. Cambiano un po' le dinamiche, sì. Quello sicuramente. Poi comunque ho notato subito molto silenzio, nel senso subito baci, abbracci e come stai.
E poi finiva lì. E loro che guardavano me, io che guardavo loro. Ma perché sono spaventati, no? Pensa che le persone sono spaventate di relazionarsi normalmente. Cioè, quando due persone si incontrano, addirittura se una persona è imbarazzata dall'altra persona o in un certo qual modo gli piace questa persona, cambiano pure il modo di sedersi, cambia il modo di fare qualsiasi cosa, anche di starnutire. Capito? Quei silenzi è un po' uno studiarsi, no? Per poter partire, per ritrovarsi. Perché poi le persone che hai conosciuto ti ritrovi in un attimo. Di sicuro non è una carrozzina che le divide. Non lo so, ho visto questa piccola differenza e mi piacerebbe poter dire a loro che comunque se hanno dei pensieri, delle domande, possono tranquillamente chiedere. Ma questo viene con il tempo. Cioè non è che per forza magari ci si incontra e ci debba essere un interrogatorio, no? Poi sembra che, capito, soffriamo in silenzio da entrambe le parti. Magari tu, di qualcosa tu, inizia un discorso tu. Perché i silenzi ci sono sempre. Però in questo momento quei silenzi ti pesano un po' di più perché hai paura che loro pensano delle cose che non ti dicono. Oggi, dopo quello che è successo, no? Tu sei consapevole che qualcosa è cambiato, no? Come vedi te stessa adesso? Io da quando ero piccola sono sempre stata una sognatrice come Laura. Per esempio girare il mondo, andare a Parigi, che sarebbe proprio il mio sogno più grande da quando ero piccola, è questo. E poi con l'incidente comunque credevo che tutto sarebbe stato impossibile. Da gran parte della forza che ho dentro, se posso dirlo, è grazie a lei. Cioè, è come avere una parte di lei dentro. Eyes wide open, naked as we... Io non so cosa dire, ma avete lasciato sconvolto. Io l'accetto, la mia carrozzina, perché senza non andrei da nessuna parte. Accettarlo è il primo passo verso la felicità, innanzitutto, perché si può essere felici anche così. Perché è bello, perché possiamo raccontarlo anche se è brutto. E quindi bisogna essere felici, giusto? Sono tornato. Non ci posso credere, non ci posso credere. Sei tornato per me o per volare? Tutte e due. Cioè, ti giuro che... Non ti senti bene? Cioè, tipo, è un calo di zuccheri? No, è un calo proprio. Il mio viaggio sta giungendo al termine. Laura è una donna che non dimenticherò mai. Hey Laura, vuoi saltare? Ok. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh. Riesce a sorridere delle difficoltà, a essere un punto di riferimento per tutte le persone che incontra. Folgore! Sai che a me mi hanno fatto Folgorina ad honorem? Quindi tu lo senti fortemente, senti? Quindi io sono a disposizione per intraprendere il cammino che vogliamo che ci sia gente pronta a buttarsi in tutti i sensi. E a infondere coraggio a chi le sta vicino. Andare a Parigi, che sarebbe proprio il mio sogno più grande da quando ero piccola. Ma tu puoi andare a Parigi, ma ci puoi andare anche domani a Parigi. Lo puoi fare. Questo è un sogno
che lo puoi realizzare ma quando vuoi tu. È riuscita a farlo anche con me. Sono tornato perché voglio condividere la sua passione più grande. Mi voglio lanciare con lei. Questo qui è il gancio, lo dovresti, guarda. No, lo metto sotto, tanto non mi dà fastidio, si muove. Okay. Ma... lo sai te. Lassù ci sei te. No, questo davanti, non questo. Adesso aspetta un attimo. Sono tornato. Non ci posso credere, non ci posso credere. Sì. Sei tornato per me o per volare? Tutte e due. Ciao, che sorpresa. Ma veramente sei venuto per volare, sì? Sì. Più convinto? Sì, sì, sì. Preparati subito. Guarda, dammi il tempo di... Il tempo di niente, il tempo di metterti una tuta. Bam, 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 Mr. Sandman. Come sei figo questa tuta? Bella, eh? Vabbè, ti farà capire a tutti gli effetti. Quando t'ho visto, ho detto, devo provare anche. Io pensavo, da quando ti ho visto non ti ho più dimenticata, invece quando t'ho visto sì, devo volare anch'io. Quando t'ho visto con la vela verde. Verde speranza. Secondo me questo è il primo di tanti lanci che farai. Te l'assicuro. Vorrei farti aprire il paracadute principale. Hai voglia? Vuoi? Dai, dai. Semplice. Ti faccio un velocissimo briefing. Una volta che saremo completamente collegati, qualunque movimento farò io, lo farai anche tu. Ecco che non ti chiederò di far niente, se non semplicemente seguire i miei movimenti. Ti chiederò a un certo punto, poco prima dell'apertura della porta, di mettere i pollici qua sotto, esattamente, di stare rilassato con le spalle, ok? E quando toccherà a noi ci metteremo a sedere per terra e manderemo le gambe fuori dall'aeroplano. Te la senti di aprire? Vuoi aprire? Sì. Guarda, sono pronto. Se non perdi i sensi, perdi i sensi. Carico, è arrivato! Andiamo noi per primi, va bene? Al mio stagione, allora, sali con me, mi raccomando, a non sbattere la testa. Perché ci tiro, te mi aiuti, lo mettiamo su, perché sono nell'anziano, quindi voglio qua e qua. Vai! Esatto, là. Io già mi sto cagando addosso, lo dico. Guarda, ti giuro che c'è un mancamento. Apri la tuta. Non ti senti bene? Cioè, tipo, è un calo di zuccheri? No, è un calo proprio. Benvenuto nella famiglia. Come è andata, dimmelo? L'ho visto preoccupato. Grazie, che mi hai convinto. Grazie. È stato bello? Pazzesco.
È troppo casino. Però è una bella botta di adrenalina. Io quando sono in difficoltà, quando ho dei problemi, divento veramente invincibile, guerriera. Tiro fuori proprio tutta quella grinta, quella forza che c'è in me, perché io voglio superarla. Sono una guerriera anche nei momenti di felicità. Mi piace vivere tutto a 360 gradi e tutto in maniera incredibile, perché questo è un po' il mio carattere, sono così. So I've become the middle man, the gray areas of mine. So I keep my footlights shining bright, just like I keep my exits wide, 'cause I never know when it's time to go. It's too crowded now inside. Yeah.